la quarta assemblea di Rete Imprese Italia. Bella partecipazione, interesse, credo che si possa dare un giudizio positivo sia nella relazione del Presidente Venturi, che a nome di tutte le organizzazioni aderenti ha proposto cose nuove, interessanti, sia sorprendente anche il Ministro del Lavoro, che in maniera molto dinamica, attiva, ha proposto soluzioni largamente condivise dal mondo di Rete Imprese Italia e di piccoli imprenditori. Il Ministro ha portato nell'intervento che ha svolto un ragionamento estremamente interessante su come può avvenire un profondo rinnovamento dei rapporti tra il governo, le rappresentanze e le imprese. Al tempo stesso condividiamo lo sforzo fatto rispetto alla facilitare i rapporti e i contratti con gli apprendistato e con i contratti a termine. Mi ha colpito in modo particolare questa apertura al mondo dell'impresa e della piccola impresa in particolare. Speriamo che anche il Ministro Poletti sia coerente rispetto a questa affermazione che ritengo di particolare rilievo. In questi giorni è stato siglato la Garanzia Giovani, un provvedimento interessante perché intanto è un po' nuovo e introduce un meccanismo diverso di possibilità tra i giovani e le imprese di trovare occupazione. Noi l'abbiamo siglato con interesse. Il mondo della piccola impresa, il mondo dell'artigianato non ha mai fatto della precarietà la propria bandiera. Abbiamo bisogno di fare incontrare la domanda dell'impresa con la domanda di lavoro che sorge nei giovani italiani. Soprattutto dobbiamo creare un clima dinamico, attivo, inclusivo, in cui i giovani imprenditori e i giovani in generale possano vedere l'impresa come un momento importante anche di crescita personale e di status. Le imprese sono a disposizione per questo. Cercheremo di essere all'altezza di questa sfida. Se avremo la capacità di agganciarci a questi timidi segnali di ripresa che ci sono, è bene avere strumenti che facilitino il rapporto, è una cosa molto importante e molto utile.